Cosa ci vuole per essere in regola? Beh, un miracolo sarebbe una buona risposta, ma cerchiamo di fare qualcosa di più. Nel frattempo, iscriviti al canale qui su YouTube e clicca sulla campanellina per essere aggiornato su tutti i nuovi video. Come fare per essere in regola? Beh, un tempo era semplice. I dischi si compravano, originali per forza, e molto spesso il locale ti poteva assumere perché ci facevi tante serate. C'era la tendenza ad avere un DJ resident fisso, qualsiasi sera, magari aiutando anche gli ospiti che si presentavano, e quindi il DJ era assunto come un qualsiasi dipendente e ci pensava il locale ad assolvere tutti gli obblighi. Poi le cose sono un po' complicate, si è frammentato tutto il panorama delle serate, le grandi discoteche hanno iniziato a chiudere e via via tutta una serie di fenomeni si sono verificati negli ultimi, diciamo, 20 anni. Parliamo in generale, cosa serve per essere in regola? Ci sono tre aspetti da tenere presente contemporaneamente. Il permesso della SIAE, con relativo programma musicale che poi il DJ compilerà, un giustificativo del pagamento, e il versamento dei contributi. Questo a prescindere per qualsiasi tipo di serata o di situazione lavorativa sia il DJ. Per quanto riguarda il permesso SIAE, lo abbiamo già detto, deve essere il locale o l'organizzatore che se ne cura. Il DJ deve compilare correttamente il programma musicale. Diamo per scontato che il DJ suoni solo musica originale, quindi acquistata, oppure scaricata gratuitamente, per esempio dai servizi di promo o delle newsletter o iscrivendosi direttamente ai siti delle etichette. Entreremo nel dettaglio delle situazioni un po' più complicate per quanto riguarda la musica, però in questa fase diciamo musica originale nel quale si trascrive l'autore e il titolo di ogni brano. E questo è un aspetto. Quando vai a suonare, devi essere pagato, almeno diciamo dopo un po'. Non proprio quando inizi a 15 anni, però diciamo quando hai le tue velleità di serate, sia che sia una festa, sia che sia una serata normale in un locale, devi essere pagato e allora c'è bisogno di un qualche giustificativo. Può essere una fattura o una ricevuta. Se sei un libero professionista, quindi hai la partita IVA, fai la fattura, prendi il tuo compenso, ci metti l'IVA del 22%, speriamo non aumenti ancora. E questo è un documento che attesta che te, per la tua prestazione, hai ricevuto un compenso. Oltre a questo, se per esempio lo stipendio che ti arriva in busta paga dal locale è considerato netto, quindi vuol dire che ci sono tutta una serie di obblighi che vengono versati dal locale per te e sono relativi alle tasse e ai contributi per la pensione. Ora è tutto INPS. Prima c'era una cassa specifica per i DJ e per tutti i lavoratori dello spettacolo, che si chiamava EMPALS. Adesso l'EMPALS è stata assorbita dall'INPS, però nella gestione separata, quindi c'è un INPS tra virgolette normale e un INPS speciale. È un dettaglio importante questo perché se te hai già un lavoro con uno stipendio e il tuo datore di lavoro o comunque te versi contributi INPS, potresti non essere obbligato a versare anche la parte INPS relativa alle serate. Questo se il tuo lavoro di DJ è un lavoro occasionale. Lo riporto qui, il link del sito dell'INPS, si parla di meno di 5.000 euro l'anno, poi però dipende da anno dopo anno, insomma, magari la cosa può essere cambiata. Però diciamo, se c'hai già qualcuno che ti versa i contributi previdenziali, non sei obbligato. Il che non vuol dire però possa essere una scelta intelligente versarli lo stesso. L'INPS nella gestione ex EMPALS paga al raggiungimento di 2.400 giornate lavorative nel corso di una vita. Quindi, se sei uno che lavora spesso, pur avendo anche un lavoro fisso, ti può convenire versare anche il contributo per ogni singola serata, che è obbligatorio invece se sei un professionista. Ci sono i casi in cui l'EMPALS, insomma l'INPS ex EMPALS, è gratuita e sono tre. Se sei minore di 18 anni, se sei uno studente che ha meno di 25 anni o sei già più di 65 anni. In questi casi devi fare la dichiarazione che sei a fare la serata in quel posto alla talora, però il versamento del contributo INPS
Xampass è gratuito, altrimenti c'è un costo. Prima di entrare nel dettaglio di tutti e tre gli aspetti, perché anche per quanto riguarda il giustificativo di pagamento ci sono tutta una serie di regole, costi, la ricevuta comporta poi una ritenuta d'acconto, quindi magari ne parliamo meglio in seguito. In ogni caso, tieni presente questo. Il permesso della SIAE, che attesta che suoni determinate canzoni che sono acquistate regolarmente o scaricate regolarmente. Il pagamento che viene certificato e il contributo pensionistico. Questi tre aspetti devono essere tenuti presenti contemporaneamente. Se ne manca anche uno solo di questi, c'è qualche cosa che non torna. È bene tenere presente che purtroppo nel nostro paese ci sono tanti enti che ognuno controlla delle cose e non è interessato ad altre, il che genera un po' di confusione, soprattutto per quanto riguarda gli operatori, che devono tenere presente tutta una serie di cose da fare, scadenze specifiche. Per esempio, l'ispettorato del lavoro verrà a controllare che tu abbia versato i contributi pensionistici o comunque tu sia in regola sotto quell'aspetto, mentre la Guardia di Finanza sarà interessata più che altro che tu abbia una fattura o una ricevuta. Un tempo la SIAE si era messa d'accordo con l'ENPALS perché ognuno potesse controllare entrambe le cose, poi però i due enti hanno preso strade separate e quindi non dialogano più tra loro. E così l'INPS, che è una macchina molto più gigantesca di com'era l'ex Empass, diventa molto più difficile gestire la propria situazione e risolvere eventuali problemi. Quindi può essere utile, in certi casi, farsi seguire da un consulente o da delle strutture che offrono servizi, in modo tale che uno sappia quello che c'è da fare, sia in regola e possa comunque comportarsi in maniera corretta nel mercato del lavoro. Fammi sapere se c'è qualche punto che ti interessa approfondire. Proseguiremo con questi dettagli che sono comunque fondamentali per la vita di un professionista o anche di un DJ che vuole, appassionato, che vuole entrare in questo mondo. E continua a seguirmi su Essere DJ Oggi. Alla prossima!